venuti qui per fare due cose principalmente. La prima, dire che una nuova economia è possibile. Una nuova economia nel senso di sostenibilità, rispetto dell'uomo e rispetto dell'ambiente. Due, dire che una nuova concezione del lavoro è possibile. Abbiamo riscoperto un modo nuovo di fare sindacato e consentitemi anche un modo nuovo di fare il primo maggio. Il primo maggio è stata una festa troppo importante per relegarla a dei riti. Alcuni imprenditori che incontrerete più avanti sono degli imprenditori che hanno fatto una scelta coraggiosa. Hanno fatto la scelta di dire no alla camorra, di dire no all'individualismo, di dire no allo stare da soli, ma si sono messi insieme in rete perché alla fine da soli contiamo poco. Luca non si è messo la maglietta fondamentale, però forse voi la ricordate, quel pesce, no? Cioè quel grande pesce e tutti i pesciolini se li mangia. Poi in un'altra scena si vedono i pesciolini che formano un pesce ancora più grande e si mangiano il pesce grosso. Lì c'è scritto tutto, perché il problema dove sta? Noi siamo più forti, ma siamo più forti solo se ci sappiamo coordinare. Ci hanno insegnato che chi si occupa di persone deve occuparsi anche della propria comunità. E quindi iniziando a conoscere, a creare legami, reti, a creare intrecci tra economie possibili, modalità di acquistare come facciamo questa sera, è possibile avere un potere differente. È possibile far cambiare, far capire alle persone che noi premiamo le persone per bene. Noi andiamo a prendere il migliore imprenditore di oggi e lo andiamo a premiare, cioè andiamo a prendere una persona che concretamente oggi ci sta dimostrando che sa stare sul mercato, che resiste alla competizione e che lo fa dando dignità al lavoro, promuovendo la legalità e l'ambiente. Quindi è una cosa assolutamente pragmatica e nel farlo noi spingiamo tutti gli altri a migliorare. Tra nodi di rete e reti di rete, relazioni di relazioni, è possibile innescare, diciamo, il cambiamento. Perché noi siamo un sindacato fuori di zucca. Noi, in un mondo a caccia di cattive notizie, siamo a caccia di buone notizie e soprattutto vogliamo realizzarle insieme a chi concorre per dare buone notizie. E trovare in questa terra queste esperienze industriali di grandissimo valore, in cui le difficoltà del territorio non sono un'occasione per sfruttare di più delle persone, tutt'altro. Sono un'occasione per rispettare di più l'ambiente, rispettare e promuovere di più la dignità umana, le esperienze di cui si parlava adesso, la GMA che ho visitato oggi. E in tutto questo vi dico la verità, le istituzioni fanno ben poco. Ben venga una giornata come questa col sindacato e l'imprenditore. Di solito non si ipotizzava l'imprenditore a braccetto col sindacato. Questa è un'occasione unica e porta sicuramente successo. Poi nel 2007 ci è capitato una disavventura, ma io penso a una felice disavventura, che è stato quello di incontrare la camorra. Noi abbiamo semplicemente per dovere denunciato queste due tentate estorsioni. Da lì è cominciato una battaglia di legalità, ma una battaglia di normalità. E io ringrazio nel 2007 questi scarafaggi che ci sono venuti a dare fastidio, perché mi hanno reso una persona migliore, mi hanno reso una persona cosciente. Il buon lavoro è quello che noi ci riusciamo a conquistare con le nostre mani. Il lavoro non può essere non futuro. È avere sicurezza,
Il nostro primo maggio sarà stare al fianco della gente che lotta con grande energia vitale. Purtroppo attualmente un buon lavoro non ce l'abbiamo, però un buon lavoro è quel lavoro che ti fa svegliare la mattina e ti fa andare con la voglia. Cioè, lavorare anche per gli altri, qualcosa che va oltre il profitto. Secondo me si può fare, veramente. Bisogna crederci, solamente impegnarsi, metterci il cuore principalmente. E far nascere nuove imprese in questo territorio non è facile. Beh, pensare che si tratta di prodotti più genuini e che quindi sono in primis più salutari per noi. Quindi anche se costa un po' in più, come si dice, per il buono si paga. In più ritengo che anche la filiera che sta prima nella fase della produzione e poi dopo nella fase della distribuzione sia da prevalere per tutta quella serie di principi che la animano rispetto alla grande distribuzione. È stato gradevole, molto gradevole. Una giornata stupenda, con tanti amici della FIM, sono molto contento. Bellissima. Si dovrebbe fare spesso. Bellissima. Il Sud ha un potenziale enorme, grande. Se solo si vuole, si fa, si fa, si fa e si vede. Aspetta. È una giornata importantissima, anche perché da Salerno siamo arrivati in 62, non è mai capitato. Beh, noi come sindacato cerchiamo sempre di essere all'avanguardia. L'atmosfera è bella, il posto è incantevole, la musica ci piace. Dobbiamo ringraziare queste persone che ci hanno offerto, diciamo, un momento di riflessione, perché comunque è importante lavorare soprattutto per noi giovani. È stata una bellissima giornata poter confrontarci con i sindacati, io sono una studentessa. Oggi si è parlato in termini positivi di aziende che comunque sono riuscite a vincerla sulla camorra e sulle altre strutture. Quanti? Due? Grazie. Uno. È un momento storico. Veramente tutti i prossimi primi maggio dovranno essere così. 4-5 anni fa, non mi ricordo, ho fatto un sogno, ho detto ma il primo maggio del sindacato dovrebbe diventare questo. E oggi un po' spavaldamente ai giornalisti, poi prima di venire qua, ho detto beh, questo è il primo maggio del futuro, d'ora in poi i primi maggio saranno tutti così. È stato un po' spavaldo ovviamente. Devo dire, i sogni però devono camminare sulle gambe delle persone, quindi se non incontravo Marco il sogno non si sarebbe mai realizzato. Quindi oggi per la prima volta questo sogno si realizza. Per noi il primo maggio, per la FIM sicuramente da oggi, diventerà un'altra cosa. Io concludo con una cosa bellissima di Francesco, che lui dice il tempo è superiore allo spazio, no? E lui dice qual è il bello dell'azione politica? Quando si mettono in moto dei cambiamenti, non quando si occupano solo delle posizioni tanto per occuparle, ma quando si mettono in moto dei cambiamenti che danno i frutti nel tempo anche senza di noi. Ecco, noi oggi secondo me abbiamo avviato un grande cambiamento, oggi la fiaccola la portiamo noi, forse non lo vedremo tutto il cambiamento, un po' lo faranno questi giovani leoni che già sono grandissimi, come Luca e altri, tanti ragazzi che stiamo formando, però sicuramente il cambiamento oggi è passato da qui, da Aversa. I'm failing to burn a ring of fire. Went down, 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 and it flames. Went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I'm failing to burn a ring of fire. Went down, 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 and it flames. Went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.